No, 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 tu che cazzo sei? Ma quanto minchia sei piccolo? Cos'è un Joltik, ragazzi? Cioè, se io cammino faccio... Pff, lo schiaccio, ma che cos'è? Ma... Ecco, è sparito. Ma chi cazzo sei, Joltik? Boh. Ragazzi, non ci posso credere. Ho trovato Absol selvatico. No, my God, oh mio Dio. Vieni qua, con che cosa ti catturo, mo? Proviamo con Venusaur. Non è che li faccio... Ma... No, Gengar? Ma no, 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 Venusaur, Venusaur, Venusaur. Speriamo di riuscire a catturarlo, ragazzi. Non ho Pokéball. Cioè, vieni qua. Ma porca quanto sei in cacchetta. Vieni qua. Dove stai? Oh, beccato. Beccato Absol. Attenzione, ragazzi. Parassiseme. Parassiseme dovrebbe fargli qualcosa di piano piano. Cioè, piano piano lo lega e lo porta a me. Sintesi? Foglia lama, gli fai male? Non troppo, spero. No, no, tranquillo. Porca miseria, ragazzi, Absol è un Pokémon abbastanza raro. Oh, porca miseria. Eccolo, l'ho trovato, il mio Pinsir. Oh my God. Usiamo il mio nuovo Pokémon preferito, Wobbuffet, contro questo Pinsir. Vediamo che cosa succede un po'. Vediamo di prendere questo Pinsir. Let's play. Ciao a tutti, squali e pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo 20° episodio di questa meravigliosa serie. Siamo sul server Wingamer's Fail, modalità Pixelmon, e oggi con noi c'è un ospite particolare che sarà il protagonista di questo video. Fatti riconoscere. Tra virgolette, protagonista. Beh, sarai forse lo cioè, sarai lo sfidante. Non sappiamo quanto Sei duri, tu però. lo sfidante, io sono l'NPC del momento. Sì, ma io sono lo youtuber, capisci? Cioè. Appunto, sono tu il protagonista. Vabbè, ragazzi, ci mettiamo d'accordo dopo su chi è il protagonista o chi non lo è. Insomma, io mi sono preparato la squadra. Kairus ha Pokémon di tipo elettro, giusto? Più o meno. Ok, quindi potrei aspettarmi qualche sorpresa di qualche altra roba, giusto? Forse. Ni. Vedremo. Ok, vedremo, dai. Non spoileriamo niente. Allora, io vengo nella tua palestra. E-Warp. Mi ricordi il nome della tua città? Voltopoli. Voltopoli. Giusto, giusto, giusto. Sì, in questa città, ragazzi, spawnano praticamente solo Pokémon Terra. Cioè, what the fuck, va bene. Cioè, mi cattura un Diglett qui davanti e ti venga a sfidare praticamente. Teoria, sì. Come fanno il 90% dei player. E Ok. vincono anche. Col Diglett di qui fuori, ma lol. Ah, ok, c'è anche Cilindro. Ecco, che è il secondo video in cui viene Cilindro. Che sculato sto ragazzo, mamma mia. Sì, signor Kairos. Allora, io ho i Oh, livello 55. Ma stai tranquillo, mo perdo di brutto. Se perdo di brutto, cioè mi vergogno. Ah, se perdo io mi vergogno io, quindi la cosa è reciproca. Va bene. Allora, io ho i Pokémon minimo livello 40, massimo livello 50. Te lo dico, cioè, così te regoli. Anche io. Ok. Perfetto. Siamo perfetti. E dove ti trovo, signor Kairos? Suona il campanello. Ah, ma è lì davanti. Ok, sono ciecato. Ok. Allora, io proverei col nuovo arrivato della nostra squadra, ragazzi. Io spawno. Innanzitutto medaglia. Giusto, c'è ragione. Porca miseria. Il bag. Oh, E madonna. back. Backpack. Giusto, giusto. K-pack. Sì, va bene. Ah, è andato lo stesso col backpack. Eccola qui. Me l'accetta? Possiamo iniziare. Oh, si è fidato, ragazzi, si è fidato. Zitti, che contraffatta, zitti, non glielo dite. K-pack. No, Che beh. cosa? No, niente, niente. Parlavo con il mondo di YouTube. Allora, cominciamo. Io le tiro in campo questo. Vediamo un po' con cosa mi sfida. Oh, ci abbiamo gli spettatori a sto giro. Allora. Voltorb, allora io ti avviso, sono nuovo con Wobbuffet e sono un attimino handicappato ad usarlo. Speriamo di usarlo bene. Sono indeciso. Sono questo. Dai, dimmi che l'ho azzeccato. Dimmi che l'ho Cioè, notare azzeccato. il danno, notare la differenza di danno. Aspetta, io c'ho un Wobbuffet avvistato con le contropalle, cioè, capisci? Cioè, quelle dell'albero di Natale sono niente a confronto. Allo Akbar. Non si è suicidato. LOL. Il Voltorb che si suicida. Oh, Jolteon. Jolteon, tu dovresti essere della stessa razza di Voltorb. Anzi, di Electrode. Così era quello di prima. No!
Maledetto la paralisi! E ora ci sarà qualche problemino. Shadow Ball. Oh my god! Sì, ragazzi, Wobba Fett è troppo power. Ulo, vieni a me, ti prego, non attaccare. E invece... si è attaccato di brutto. Lol. Raichu. Ragazzi, io provo a farmi il terzo di fila. Cioè, porca miseria. Nell'altro... Oh, oh my god, oh my god. Questo Wobba Fett one shot in capi palestra. Lo chiamerò one shottino. Come... Per amor di Dio, ma... Scusi. Oh mio Dio. Luxray. Luxray, che cavolo di Pokémon è? Aspetta un attimo che deve girare la visuale che non lo vedo. Non so manco che cavolo di Pokémon è, non so che mossa farti. Un micione fuso con il mio corpo. Ok. Un micione, che figo. Penso che sarà sempre questa la mossa, tanto ci muoio. Ok, va bene. Allora, passiamo al secondo membro entrato nella nostra squadra. Ce l'ho catturato in sto video praticamente, ragazzi. Vediamo che cosa combina. Qua davanti tipo. Insieme a Diglett. No, purtroppo no, era sulla isola di Luigi. Sull'isola di Luigi. Vediamo un attimo. Forse questa gli fa male. Non ne ho idea. No, fa veramente cagare sto Pinsir, ragazzi. Invece. Cioè, non mi dire che c'è la ribalta. Ok. Allora va bene, prendiamo la terza scelta. Va bene. E qui finisce la partita. Iniziamo a fargli male. Va bene. Terremoto. Va bene. All'acqua. Capita. Capita anche i migliori capi palestra, tranquillo, Kairos. Oh, dove sei andato? È sparito il Kairos, ho vinto! La medaglia non te la do. No, perché ti ho trollato. No, dai! Dai, ti prego, Wobba Fett, hai fissato, non volevo. Volevo farti durare di più. Venghi, venghi. Col T-accept non funziona, mi sa, T-accept con questo funziona. Mamma mia, ragazzi, questa sfida è stata... Aspetta. Calmi, che c'ho l'inventario strapieno. Ti regalo un po' di roba. Gentile. Sì, è roba utile, guarda. Se ti serve, puoi tenerla. Che cosa... Ah, mi tira la mela, grazie. Senti, pigliati pure questa. No, che cavolo. Sono pieno anche io. Sì, lo so, facciamolo pulire dal server, ma se no, cioè, qua perdo tutto. 20 allora, secondi. Oh, via. Entraci. Voilà, ragazzi, terza palestra. Abbiamo fatto la terza palestra. Io ringrazio di cuore Kairos che mi ha aiutato, cioè, mi ha aiutato a vincere, nel senso che i tuoi Pokémon erano abbastanza... involontariamente scarsi, diciamo. Come posso dire senza offendersi? Nel posto meno adeguato. Sì. Facciamo così. Ecco. Erano carini, cioè, diciamo, esteticamente molto belli. Magari sotto altri aspetti un po' meno, però, insomma, grazie tante per avermi dato questa terza medaglia, mi permetterà di diventare il miglior allenatore di Pokémon di questo server. Forse un giorno chissà anche capo palestra. Oh, addirittura, ragazzi, le big proposte per quale palestra? La palestra dei nani? Che sono finiti i tipi. Ah no? Bravo, vedremo. Oh, attenzione, ragazzi. Qua c'è la proposta. Quindi scrivetemi nei commenti se mi volete vedere capo palestra. Perché, cioè, non è che se voi scrivete nei commenti io divento capo palestra. Però magari mi impegno e inizio a contattare Kairos ogni 3 secondi per vedere di farmi ci diventare. Vero, Kairos? O poi mi banni. Esatto. Ok, va bene. Voi scrivetelo nei commenti, poi me la vedo io cosa fare. Grazie mille, Kairos, per la disponibilità. Di nulla. A presto. Ciao, ciao. Ciao. Ragazzi, il video non finisce qui. Ci abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme. Abbiamo sfidato Kairos, l'abbiamo battuto. Molto è stato grazie a voi. Ringrazio soprattutto chi mi ha dato quel Repairer, che non mi ricordo più chi è. Anzi, se lo vuoi scrivere nei commenti mi fa molto piacere, perché è stato veramente utile contro Kairos. E poi il Wobba Fett, devo dire che se l'è cavata non bene. Di più, ce l'hanno paralizzato, ragazzi. L'ha massacrato di botte, madonna mia. Devo dire che aveva Pokémon meno forti rispetto a quelli di Matita. Questo è vero. Però, potevano darci dei big problemi se non avessi avuto quel Wobba Fett. E per non parlare, poi c'era Gengar, Golem, Venusaur. Cioè, insomma, ragazzi, ce n'erano tanti. Allora, io deposito la mia medaglia... Oh, ciao, YouTube. Ah, sì, cilindro, che insomma. La mia medaglia Backpack nella mia collezione preferita. Vi ricordo, scrivetemi nei commenti se volete che vedermi capo palestra, perché addirittura me l'hanno proposto, ragazzi, non ci posso credere. Intanto, io tornerei nella mia isola
cioè mia, mo è diventata mia, cioè non è mia, è sempre di Luigi e condivido la casa con The Nick, che in questo video purtroppo non è venuto perché ragazzi lui doveva disconnettersi e io avevo bisogno di recare oggi perché domani non credo. In ogni caso qui questa dovrebbe essere la mia zona dei ranch, mi devo solo far abilitare da Luigi e qui inizieremo a fare gli accoppiamenti matti con i ditto. Però, per il gran finale di questo video, vado in un posto particolare. Ci vediamo tra poco. Vediamo se riuscite a riconoscere che cos'è. Ok ragazzi, spero di chiudere il video in bellezza senza nessun epic fail, perché in una parte del mondo ben sconosciuta, non scrivete chi lo sa dov'è, per piacere, c'è questa chest che dice devi essere rank minimo avventuriero. Ok, aprendo questa chest si trova un piccolo tesoro, 2 diamanti, 4 lingotti d'oro, un piccolo di diamante, un disco musicale con blocks. Che cos'è questa musica? Pensavo che c'era cazzo me ne frega. E invece no, cioè pensavo che c'era un CD di Rovazzi come minimo. No, una torta di zucca e una spada di diamante. E poi mi dice, bravo. Ok, e mo con sto bravo che ci faccio io? Bravissimo, il tessero di Halloween è tuo. Ma non siamo ad Halloween, cioè Halloween era 3 mesi fa, fra un po' arriviamo a Pasqua. Se hai trovato il leggendario, complimenti, è rarissimo. Che cazzo significa se hai trovato il leggendario? Dove sta il leggendario? Ehi! Mi avete tolto il leggendario, ma non vale! Mi hanno tolto il leggendario. Non è che il disco. Ragazzi, ma non è che il disco mi dà. No, io volevo il leggendario, non vale così. Comunque, fatemi sapere nei commenti se volete che insieme a voi è visto Pinsir, perché Pinsir è un buon Pokémon. Non so perché mi è stato shottato così malamente, ma proprio brutalmente, distruttivamente. Quindi potrei farlo accoppiare e farlo evissare. Interessante, appena mi abilitano il range block. O comunque nei prossimi video. Allora Gengar ce l'ho, però potrebbe essere una buona idea fare un Dragonite, fare un Arcanine, fare un Tyranitar, anche se non va bene per i tornei. O suggeritemi voi a cosa dare priorità. Intanto vi dico che nei prossimi video vi farò vedere, vi svelerò, come vi avevo promesso, il modo per catturare. No, per catturare, perché non si può catturare Wobbuffet, ma si potrebbe generare, bisogna avere molto ma molto culo, ma si può generare. C'è un metodo quasi scientifico. In ogni caso, fatemi sapere nei commenti, lasciate un like, commentate e condividete questo video per sostenere la serie, per sostenere me, per sostenere il Pinsir che è diventato una merda. E se sei arrivato fin qui, scrivi hashtag, no, WobbuffetPawa, insomma era già Pawa, Pinsir merda, hashtag Pinsir merda, in contrapposizione voglio dire alla serie dei Monster dove il Pinsir era veramente epico, qua ha fatto veramente schifo, Wobbuffet epico, no Pinsir epico. Ci vediamo nel prossimo video, grazie per la visione.